Ci disse che Laura era morta. L'orologio della cucina si era fermato. Mio zio affittò un piccolo aereo privato. Io, il fidanzato di mia madre e mio zio Lodovico, sorvolammo un mare candido di nuvole sul quale le montagne sembravano galleggiare come isole. Mi sembrava di aver perso un'intera fetta di realtà in un mare profondo e non più comprensibile. Il suo corpo era dentro a una cella frigorifera. Gli infermieri mi raccomandarono di non toccarla perché poteva essere infetta. Mi protesi ugualmente per sfiorarla, ma uno di loro mi prese sotto le ascelle e mi bloccò. Uscii dall'ospedale sotto shock. Seguivo quei due uomini che non amavo a un metro di distanza. Quando arrivammo a una fermata del bus, mi sedetti sullo scalino di un portoncino. Mi passò davanti un signore francese e mi lanciò una monetina. Il pullman era pieno zeppo, ma il cloro e il calore della doccia ci facevano sentire intoccabili. A un tratto Mada, tenendomi la mano, disse con voce stridula e soddisfatta: «Mamma, nello spogliatoio c'era una donna che aveva le tette ancora più molli delle tue!» Credetti di sprofondare. Mi girai attorno, guardando i passeggeri che ci circondavano, ed ebbi la conferma che avevano sentito perfettamente.